Assessore, occasione questo Expo Tour della Lombardia per parlare di contenuti, ma nel frattempo ci sono stati dei passi avanti anche per questioni di cui si parla. In questo periodo la PAC ha detto si è creato un blocco del nord, che frutto potrà avere? Ma si è creato quello che dal mio punto di vista era fisiologico che si creasse, cioè finalmente le regioni del nord hanno condiviso le priorità. Tutto qua. A prescindere dalle appartenenze politiche è un dato molto significativo. Devo dire che la condotta del Ministero col Ministro Martina ci ha permesso questo tipo di attività, riconoscendo le nostre prerogative. Noi abbiamo posto come prerogativa appunto quella della zootecnia, che venisse riconosciuta come vera e propria priorità su questo territorio, e devo dire che insomma, questa linea è passata fino a qua. Certo, si poteva fare di meglio, come sempre normale, ma si poteva fare anche molto peggio, quindi noi siamo contenti. La questione di cui si è discusso anche nell'ultima sessione della Coldiretti riguardava la direttiva ai nitrati. Anche qui ci sono stati dei passi in avanti, ha detto c'è la possibilità di far valere le proprie condizioni a Creta proprio a luglio, no? Nel Consiglio dei Ministri. Sì, proprio ieri il Presidente Maroni, tra l'altro dall'Assemblea della CISL, ha rilanciato questo tema della direttiva nitrati, che è una vera e propria emergenza per il nostro comparto zootecnico, che è indissolubilmente legata, se vogliamo, anche al tema, che se non, la gente magari non lo capisce, ma anche al tema della PAC, nel senso che la rispondenza delle aziende ai parametri di questa direttiva diventa un elemento di cosiddetta condizionalità, cioè uno di quegli elementi che ti permettono di avere o non avere accesso ai fondi comunitari. E siccome noi abbiamo un sacco di imprese che in questo momento stanno soffrendo, da questo punto di vista per noi è un elemento che va risolto, diversamente abbiamo parlato del nulla. Assessore, l'obiettivo di questa tappa comasca? L'obiettivo di questa tappa comasca è come tutte le altre, cioè di coinvolgere i territori della regione Lombardia sull'elemento che noi riteniamo cardine dal punto di vista dei contenuti, cioè l'alimentazione e lo sviluppo della filiera agroalimentare, toccando anche Como fra le tappe che abbiamo più o meno celebrato fino a qua, con l'idea di arrivare da qua alla fine dell'anno, aver coinvolto tutti i territori, tutti i piccoli territori provinciali, anche quelli più lontani da Milano, molto spesso su un evento che noi riteniamo debba essere un evento di tutti e non solo un evento che è relegato all'evento fieristico. La risposta dei Lombardi finora, un bilancio? Ma la risposta sui territori è sempre positiva, lo vedete anche qua, nonostante la giornata non ci aiuti, sono sempre molto seguite queste iniziative, la gente viene e vuole capire. Io credo che la quantità ancora di Lombardi che non hanno ben compreso quale sia la portata, il valore, quali siano gli obiettivi, cosa sia in effetti l'Expo, è ancora purtroppo una platea numerosissima, e quindi noi siamo obbligati per certi versi ad andare sui territori e spiegare cosa vogliamo fare e spiegare che l'Expo per noi è un grande evento politico prima che un evento espositivo. Quindi bisogna essere tutti coinvolti. Ci sono 10 milioni di Lombardi che sono chiamati ad essere coinvolti su questo grande progetto.